Buongiorno a tutti, spero che mi riusciate a sentire. Vi devo chiedere come sempre la cortesia di spegnere i vostri microfoni se non lo avete già fatto, in modo che i suoni che arrivano da voi non interferiscano con quella che è la registrazione del nostro incontro. Benvenuti a tutti, ben ritrovati per questo primo incontro dedicato ai balletti russi, perché se notate nel sottotitolo dell'incontro c'è scritto prima parte, in quanto la massa di materiale, di riferimenti sulle varie attività dei balletti russi che andremo esplorando a partire da oggi è talmente ricca, la massa documentale di informazioni, ma anche di riferimenti, che sarà opportuno scindere in due interventi. Quindi questo è il primo intervento. Un secondo intervento sarà nel prossimo ciclo Viaggio ai quattro angoli del globo, che stiamo già elaborando e che prevede anche dei nuovi inserimenti di nuove voci che si affiancheranno alla mia per rendere particolare del Covid, che ci costringe e temo ci costringerà ancora per un po' a rimanere nel chiuso delle nostre case. Viaggio perché, come scopriremo, tanti balletti russi nella configurazione che vengono acquisendo grazie ad Aghiliev organizzano delle tournée dalla Francia a Monte Carlo, a Londra, addirittura a New York, quindi essi stessi sono protagonisti di viaggi. Ma viaggio anche perché in realtà, in termini metaforici, se volete, noi compiremo un viaggio in quella che è la mutazione delle caratteristiche del balletto proprio all'inizio del Novecento, grazie a questo straordinario impresario che è Diaghilev, ma anche grazie all'aiuto che egli riceve per realizzare questo suo straordinario viaggio nel balletto e progetto di cambiamento del balletto stesso, aiuto, come vi dicevo, che riceve da personaggi straordinari tanto quanto lui, a cominciare dal nucleo degli amici dal quale partiamo per percorrere insieme questa storia. Il quadro che vedete infatti è una fotografia, è una delle tante fotografie che a partire dal 500, se volete, gruppi quasi sempre maschili, fanno di se stessi per raccontare, diciamo così, non soltanto le loro amicizie, ma anche le loro convergenze intellettuali, i loro progetti. E questo gruppo di soggetti maschili è un gruppo che si riunisce a San Pietroburgo, lo fa all'interno di uno dei salotti buoni, gestito soprattutto da Kustodiev, che è anche colui che realizza il quadro che vedete, e alcuni di questi personaggi saranno, diciamo così, i mentori di un progetto di trasformazione delle arti ovviamente russe, che va veramente a 360 gradi, perché vuole cogliere attraverso il recupero del simbolismo che arriva ovviamente dall'Occidente, di quelli che sono gli stimoli dell'art nouveau, della musica e di una visione olistica, cioè onnicomprensiva delle arti, un dialogo delle arti, vuole appunto rilanciare quella che è l'arte russa. Quindi creare, per così dire, una sorta di piattaforma per l'arte d'avanguardia che dalla fin del secolo traghetti verso nuovi tempi, nuovi ideali, nuove sensibilità la cultura russa. E chi sono questi personaggi? Partiamo dall'estrema sinistra, da quel signore con gli occhialini tondi, che tiene in mano, come vedete, una rivista che poi vedremo qual è. Quel signore è Igor Grabar, il secondo che ha il pizzetto allungato, è un personaggio che abbiamo già incontrato all'inizio dei nostri incontri, quando abbiamo parlato di montagna e di pittura della montagna, perché è Nicolas Roerich, che ritroveremo oggi nel corso del nostro incontro, Roerich, che sarà un grande pittore ma anche un conoscitore molto profondo dell'Asia. Terzo personaggio, quello che si tiene in mente per intenderci, è Lance Reilly. Poi abbiamo di spalle Kustodiev, il quale è un pittore
pittore, ed è colui che realizza tra l'altro il quadro che stiamo vedendo, in piedi, con la barba, è Bilibin, un intellettuale molto raffinato. L'unica donna del gruppo è Anna Lebedeva, della quale oggi non parleremo, ma avremo la possibilità di riparlarne. Il signore che vedete con gli occhialini e la barba bianca è invece un personaggio molto importante nell'ambito del nostro incontro odierno, Alexandre Benoist, scopriremo presto chi è. Poi abbiamo in piedi Narbut, questo signore davanti a noi che ha il cravattino rosso e che ha un aspetto terribilmente simile a Lenin, è Kuzma Petrov. E poi abbiamo gli ultimi tre personaggi, uno è quasi nascosto, Nikolaj Miljotić, poi abbiamo Samosas e infine di spalli Dudvolskij. Ho citato volutamente questo gruppo di pari intellettuali perché essi contribuiscono alla nascita di una rivista fondamentale, Mir Iskustva, la rivista delle arti. È l'equivalente di Der Stürmer, è l'equivalente di molte riviste che circoleranno all'inizio del Novecento e che contribuiranno appunto a quel rinnovamento delle arti in tutta Europa, che nasce, non dimentichiamolo, da un dibattito intellettuale serrato. Oggi noi forse trascuriamo, perché viviamo ormai nel mondo del web, degli incontri virtuali, di una comunicazione estemporanea e spesso poco metabolizzata, masticata, oserei dire ruminata, ma come invece chi si occupa di cultura e soprattutto di cultura letteraria ben sa, le riviste letterarie, le riviste culturali e le riviste filosofiche hanno avuto una funzione fondamentale nella messa a punto, diciamo così, di quei paradigmi intellettuali fondamentali poi per la realizzazione concreta, per il passaggio, diciamo, all'azione, cioè a quella che è la trasformazione dell'arte, della letteratura, della filosofia e ovviamente, come vedremo, anche della musica e del balletto. Quindi non ci stupisce, anzi a me piace, proprio nel momento anche in cui ci troviamo, sottolineare il fatto che alle spalle di quella che è l'azione, cioè il rinnovamento, in questo caso del balletto e del meccanismo che sta intorno al balletto, del meccanismo produttivo, ci sia un'elaborazione intellettuale che coinvolge tutte le discipline, ci sia uno studio, un confronto, un dibattito e una dialettica che non dura neanche il battito di un ciglio, perché dura 5 anni, dal 1899, dicevo, al 1904, quando la rivista in oggetto, Mir Iskustva, viene pubblicata sistematicamente grazie al contributo dei personaggi che abbiamo visto e anche di quel signor Diaghilev, che sarà il protagonista diretto e indiretto dell'incontro di oggi. Queste sono poche immagini per farvi vedere come all'interno di questa rivista l'attenzione, ad esempio, all'estetica, anzi proprio al dato estetico, inteso come nuova costruzione di un'estetica del XX secolo nell'ambito russo, è fondamentale tanto quanto i contenuti letterari, filosofici, musicali e così via. E qui abbiamo il protagonista di oggi, protagonista diretto e indiretto, protagonista perché sulle sue spalle robuste poggia tutto l'impianto dei balletti russi. Protagonista perché è al centro di quella che è la trasformazione intellettuale, ma anche di una capacità di essere assolutamente innovativo in termini imprenditoriali. Daghilev sposterà definitivamente l'asse, diciamo, della bilancia da quella che era l'impostazione del balletto, soprattutto in Russia, ancora legato alla corte e quindi al finanziamento fatto dalla nobiltà di alcune operazioni intellettuali che rimanevano all'interno comunque di un ambito sostanzialmente chiuso, dicevo, sarà protagonista dello spostamento di quest'asse da un meccanismo autoreferenziale a un meccanismo invece aperto alle dinamiche del pubblico e soprattutto del mercato, grazie, diciamo così, all'individuazione di tre passaggi nodali:
la creazione del balletto, inteso come impresa, all'interno della quale l'impresario Diaghilev ha un peso rilevante nell'individuazione di quelli che saranno i ballerini, le étoiles, le stelle, che porteranno al successo i balletti. Secondo livello è quello dell'individuazione di tutta una serie di musicisti, che come vedremo saranno anche suoi amici, che scriveranno testi musicali per rappresentazioni originali. Terzo livello, quello di mettere in sinergia con i primi due pilastri il meglio degli intellettuali, soprattutto degli artisti che in quel momento circolavano sulla piazza, il tutto condito, se volete, da una parte da una radice fortemente russa che non verrà mai negata da Diaghilev, e dall'altra un'apertura a quelli che sono i cambiamenti, soprattutto delle arti e anche i nomi nuovi che circolano nel mondo artistico europeo, che egli, grazie a Benoit, aveva incominciato a conoscere. Perché questo succeda, però, significa che Diaghilev ha la formazione giusta. E la formazione giusta a lui viene dal fatto che è nato in una famiglia aperta alle arti, una famiglia il cui salotto era di fatto un salotto letterario, una sorta di microcosmo intellettualmente raffinato, grazie soprattutto alla seconda moglie del padre, la quale sarà tra l'altro responsabile anche di individuare nel giovane Diaghilev quelle inclinazioni nei confronti delle arti che poi egli coltiverà professionalmente, abbiamo detto, imprenditorialmente. Diaghilev nasce a Perm nel 1872, si forma, come vi dicevo, grazie a questa famiglia tanto incline alle arti che la loro casa è chiamata l'Atene di Perm, dove Atene ovviamente è quel riferimento inevitabile alla cultura non solo antica, ma alla cultura tout court. Si forma poi ovviamente a San Pietroburgo, dove studia legge, ancora una volta accomunato quindi a Kandinsky e a Rurik nella formazione giuridica, che peraltro non coltiverà mai più di tanto, sentendo, come vi dicevo, subito il richiamo nei confronti delle discipline artistiche, soprattutto la musica. E infatti egli segue i corsi di Korsakov e gli dice, guarda, non sei decisamente portato per la musica, e infatti più tardi Diaghilev nelle sue note dirà: rimarrò un ciarlatano in tutte le discipline, tanto la musica quanto il disegno e la pittura, che egli, sempre in maniera non professionale, artigianale, insomma per soddisfare diciamo un po' le sue passioni, continuerà a coltivare. Qui vediamo il suo ritratto abbozzato del 1909, quando ormai ha preso partito ed ha abbandonato l'incarico che aveva ricevuto a partire dal 1901 per i balletti imperiali, per curarsi dell'organizzazione dei balletti imperiali. Entrerà proprio per le sue innovative idee in conflitto con il corpo di ballo, che non era in grado di recepire, diciamo così, le sue pressioni per modificare quelle regole che incominciavano appena ad essere codificate all'interno del balletto russo. Come sapete, io non mi occupo, non sono in grado ovviamente di trattare dal punto di vista tecnico l'evoluzione della storia del balletto, occupandomi ovviamente di altri aspetti, ma credo che faccia parte un po' così di quella che è la conoscenza comune, il fatto che tra 7 e 800 inizia con estrema lentezza un procedimento di codifica di quelle che sono le strutture del ballo, e in particolare in Russia sarà Petipa a in qualche misura formalizzare, no, in maniera un po' più precisa, quello che è il passaggio appunto da una danza estemporanea a un balletto sempre più codificato, anche se, come vedremo, persino all'interno dei balletti russi, i grandi che si occuperanno delle coreografie non sono ancora abituati e proprio sperimenteranno in questa fase quella che è la scrittura di una coreografia.
cioè come, no? Strutturalmente, esattamente come prendiamo i segni, gli appunti per poi gettare giù lo spartito musicale, si può comporre un testo nel quale tutti gli elementi coreografici siano codificati e siano rileggibili e poi utilizzabili da chi voglia mettere in scena, seguendo le stesse indicazioni, il balletto. Da questo punto di vista, scusatemi un attimo, da questo punto di vista, quindi, l'attività di Diaghilev sarà ancora di più importante proprio perché consentirà anche la messa a punto di questi strumenti, diciamo così, di trapasso memoria di quella che è la formazione e poi la ripetizione del balletto. Quindi, se oggi possiamo avere delle messe in scena filologiche dei balletti di Diaghilev, lo possiamo fare proprio grazie a queste notazioni che vengono messe a punto all'interno della sezione coreografia dei balletti russi di cui parleremo. Amico sodale, personaggio di riferimento fondamentale per la nascita dei balletti russi e tutto quello che i balletti russi rappresenteranno, a cominciare dai costumi e dalle scenografie, è questo signore che vedete in autoritratto, Leon Bask, il cui vero cognome era Rosenberg, nato nel 1866, morirà a Parigi nel 1924 e la sua morte rappresenterà un punto di passaggio esiziale, direi, per la vita dei balletti russi, che non a caso termineranno la loro esistenza nel 1929. Bast è l'intellettuale pittore che però ha chiarissimo come l'esercizio del balletto possa essere il punto di convergenza di quella che è il colore, la linea, il disegno, il colore, il suono e il movimento. Quindi è colui che ha chiarissimo come il balletto possa diventare, diciamo, la palestra eccelsa della sinestesia portata alle estreme conseguenze. Questa è una fotografia di Bax che a Parigi si era formato proprio all'inizio del Novecento e sarà grazie a lui e grazie a Benoit che il nostro Diaghilev deciderà di portare la sua attività dopo aver rotto, come abbiamo detto, con i balletti imperiali, perché appunto all'interno dei balletti non venivano accettate le novità che stava proponendo. Un Basque, che tra l'altro è un amico caro di quel Modigliani, che in quegli anni, fino al 1920, come sapete, proprio si trova a Parigi, anzi arriva a Parigi nel 6, muore nel 20, quindi assiste all'astro nascente e all'acme, direi, di quello che è appunto lo sviluppo della strategia imprenditoriale ma anche culturale dei balletti russi. E qui abbiamo una fotografia in cui vediamo Diaghilev insieme a Massin, uno dei coreografi che lo aiuterà nella messa a punto progressiva dei suoi spettacoli e anche nella grande fortuna che i balletti russi hanno. Qui è un ritratto di Massin, il cui vero noi lo conosciamo alla francese, ma il vero cognome era Miasin, perché ovviamente russo, si forma al Bolshoi, diventerà un coreografo molto raffinato e sostituirà Ninsky, di cui parleremo, nella messa a punto delle coreografie dei balletti russi. Massin sarà tra l'altro una sorta di cintura di trasmissione, di ponte tra lo studio dei primitivi e della gestualità della pittura, ad esempio di Cimabue e di altri artisti, e la trasposizione di questi primitivi all'interno dei balletti. Ovviamente torneremo su questi dati perché, come avete capito, proprio come in una sorta di libretto di scena, vi sto un po' presentando i protagonisti di questa stagione. Fokin, che morirà a New York nel 1914, muore nel 1880, i suoi diari sono importantissimi
per ricostruire la stagione dei balletti russi, ma anche quello che poi succederà dopo nel mondo del balletto, sarà ballerino e coreografo, ma soprattutto coreografo per i balletti russi tra il 1909, quindi nell'anno di esordio, fino al 1912. Poi tornerà in Russia nel 14, sarà sorpreso dalla rivoluzione. Nel 1918 approderà a New York, dove avrà una fortunata carriera come étoile, come ballerino singolo, avendo quindi già rotto i suoi rapporti nel 12 con i balletti russi, ai quali però darà, come vedremo, un contributo fondamentale. E poi lui, genio e sregolatezza, nel vero senso della parola, Nizinsky o Ninsky, che dir si voglia, nato a Kiev da famiglia di origine polacca. Egli si riterrà sempre polacco, mai russo, parlerà anche con difficoltà, tutto sommato, la lingua russa. Si forma a San Pietroburgo, diventa étoile del teatro Mariinsky, con la sorella, con la quale condividerà tra l'altro molte esperienze di ballerino e anche di coreografo, e la sorella sarà un punto di riferimento per la sua vita, e tra l'altro i testi della sorella, le lettere, il materiale aiutano anche a ricostruire l'esistenza di Nijinsky, il quale entra in un rapporto fortissimo con Diaghilev, sono amanti, e si consumerà con Diaghilev la rottura nel 1913, quando i balletti russi partono per una tournée in America. Diaghilev non amava, aveva il terrore di muoversi con i mezzi di trasporto moderni, navi o aerei che fossero, quindi non si sposta con i suoi balletti, e durante il trasferimento in transatlantico, Nijinsky conosce una contessa polacca, che è ovviamente una sua fan sfegatata, che riesce a circuirlo e a sposarlo. I due si sposano e Diaghilev non perdonerà questo tradimento a Nijinsky, per cui romperà con Nijinsky, e a questo punto sarà Fokin a essere richiamato parzialmente a sostituire, per un anno e mezzo a sostituire appunto Nijinsky, e poi entrerà Massin e entreranno altre étoile maschili. Infine abbiamo tra le donne la Pavlova, che come vedremo è protagonista di tutta una serie di prime messe in scena, punto di riferimento anche lei per la sua capacità di ballerina, soprattutto perché rispondente in questa fase a quelle che erano le caratteristiche del balletto russo, che dicevano che le figure femminili, anche quelle maschili, ma quelle femminili in particolare, non dovessero essere affatto leggere, leggiadre, come possiamo immaginare, ma dovessero invece avere forza e robustezza. E la nostra aveva quindi la solidità, diciamo, fisica per affrontare, secondo quelle che in quel momento ancora erano le regole del balletto russo al femminile, l'arte. Nata nel 1881, morirà di polmonite a 50 anni nel 1931, e come vedremo però all'interno dei balletti russi sarà poi sostituita da Ida Rubinstein, che invece aveva le caratteristiche della ballerina moderna. Quando dico moderna, dico contemporanea, perché era leggerissima, molto magra, quindi aveva delle caratteristiche che la distinguevano nettamente da quella robustezza fisica, no? Da quella potenza che era richiesta dal balletto russo, ma che ben si adattavano invece a questa nuova filosofia dei balletti russi, e poi del balletto contemporaneo, che prevedeva movimenti sincopati, diciamo un disancoramento rispetto a quelle che erano le regole tradizionali, e anche una capacità inventiva e una mobilità maggiore e comunque diversa. Quindi queste, scusate, torno un attimo indietro. Questi per riassumere i personaggi che contribuiranno alla nascita del progetto Balletti Russo: il creatore, l'inventore, Diaghilev, l'impresario, a fianco a lui Bax, il pittore, scenografo,
Vicino a lui tre grandi ballerini barra coreografi, abbiamo citato appunto Ninsky, Fokin e Massin, poi alcune stelle al femminile, la prima è la Pavlova, poi incontreremo Tamara e poi incontreremo appunto Ida Rubinstein. E a corollario di tutto questo, due vivai, cioè due luoghi all'interno dei quali Diaghilev pesca i ballerini che hanno voglia di seguirlo in questa avventura occidentale, e i due vivai sono il Teatro del Bolshoi e il Teatro Mariinsky. Questi quindi i nomi, no, che concorrono tra il 1807 e il 1809 alla nascita del progetto Balletti Russi. E da lì appunto iniziamo. Nel 1807, Diaghilev arriva a Parigi, organizza cinque concerti di musica russa e mette in scena il Boris Godunov di Mussorgskij, successo clamoroso, che viene agganciato nel 1909 da una mostra di pittura e scultura russa che viene organizzata al Petit Palais. Per così dire, il nostro getta le basi di quello che sarà il successo successivo. Capisce che Parigi è quella città che tutti sappiamo è incrocio di artisti che gravitano intorno alle varie scuole per imparare a dipingere secondo le novità che questa città straordinaria sta proponendo, ma che non è soltanto la pittura o esclusivamente la pittura, il diciamo mondo all'interno del quale prodursi, ma che la città di Parigi è una sorta di vivaio, no? Nel quale coesistono geni e potenzialità che possono raccordarsi in maniera fino a quel momento inusuale. E sarà proprio quello che egli cercherà di fare, raccordare esperienze nuove e portarle alla, diciamo così, estreme conseguenze. E infatti vedremo che Coco Chanel, Picasso, Cocteau, e tanti altri convergeranno in questo suo progetto multidisciplinare che fa reagire nella cartina tornasole dei balletti geni che in realtà si muovono in maniera molto diversa. Il primo balletto che però mette in scena è Le Silfidi del 1909. Già guardando questa prima immagine, che è un'immagine fatta proprio da Bax, vi rendete conto che almeno in questa prima fase il nostro non osa più di tanto. Il balletto, infatti, che propone è ancora sostanzialmente un balletto romantico, no? In cui le figure femminili hanno costumi molto tradizionali. Questa è appunto la Pavlova, la scenografia che Alexandre Benoist, appunto, questo suo amico che si era formato nell'ambito del simbolismo francese, che aveva studiato all'Accademia Julian a Parigi, quindi che aveva già un background francese e che sapeva anche muoversi in questo contesto, mette in scena è una scenografia assolutamente tradizionale, nei colori e nelle forme, molto romantica. Il balletto si rifaceva a un testo di Chopin, orchestrato però Glazunov, non ha una trama, sostanzialmente c'è un poeta sognatore che è l'unico protagonista maschile che sarà interpretato da Nischi, che si muove in questo contesto verde, pieno appunto di natura, incontrando appunto queste silfidi. Il set, come vi ho detto, viene studiato, viene realizzato da Benoist, e da subito i balletti russi capiscono una cosa importante, e che non basta fare dei bei programmi, ma bisogna lavorare anche su quella che è la pubblicità, quindi un'operazione mediatica. Tutti i balletti russi saranno anticipati da una campagna mediatica che coinvolge i giornalisti,
le affiche pubblicitarie che sono sempre innovative e, come vedremo, una campagna mediatica che viene anche alimentata poi da quella industria fotografica che ormai è nascente, che diffonde in tutte le direzioni questi personaggi che sono già dei miti e diventano dei miti e hanno una anche grossa autoconsiderazione, come scopriremo meglio nel corso della nostra chiacchierata. Nel 1909 è l'anno di esordio e vi faccio notare che vengono messe in scena tutta una serie di opere in sequenza, utilizzando quasi sempre le teatre du Châtelet, ci danno l'idea della potenza di fuoco anche economica che Diaghilev è in grado di mettere in campo. Non solo balletti innovativi, ma uno dietro l'altro in una season veramente clamorosa. La seconda messa in scena, sempre con l'organizzazione scenografica di Fokin e le scenografie e i costumi studiati da Alexandre Benoist, è Le Pavillon d'Armide. Cerepine si fa a un testo che era L'Onfale di Théophile Gautier. Il protagonista, il ballerino, è Nijinsky, che vedete già nella fotografia a destra. Un atto unico di virtuosismo tecnico, non a caso Nijinsky è stato assimilato poi come potenza muscolare, seppur su scala leggermente ridotta anche per la prestanza fisica, a Nureyev, perché i due hanno tutta una serie di, diciamo, sovrapposizioni anche strutturali proprio in termini fisici. La storia è ambientata nella Parigi di Luigi XIV, quindi entro il 1715, un visconte arriva in un castello abitato da un mago, ecco la scenografia di questo castello settecentesco pensato da Benoist, si addormenta di fronte ad un arazzo, modello Gobelin, dove c'è una figura femminile che tiene una lunga sciarpa, è la strega Armida. Il visconte si addormenta, la strega Armida ovviamente prende vita, esce dall'arazzo, incomincia a danzare con il visconte, lo avviluppa nella sua sciarpa, finisce la danza, il visconte si risveglia, pensa di aver sognato, ma ha la sciarpa tra le mani e quindi capisce che il suo sogno d'amore non era tale. Questo è uno dei costumi pensato da Benoist. I bozzetti che vi sto facendo passare sono bozzetti originali. Questo è il mago, che è appunto il proprietario del castello nel quale finisce il visconte. Questo è Nijinsky, che viene disegnato da Dorothy Mulock, che è una disegnatrice e pittrice che si trovava, e questa è la foto di Nijinsky in costume di Benoist. Guardate queste posizioni straordinarie, queste fotografie fatte per promuovere i balletti russi. Qui vedete proprio dall'interno la costruzione di una comunicazione d'immagine, no? Oggi noi viviamo, siamo anzi immersi in questo mondo dell'immagine, di promozione dell'immagine. Non abbiamo inventato niente, abbiamo solo una tecnologia, diciamo, molto più aggressiva e più rapida nell'arrivare a tutti, ma Nijinsky sta costruendo, grazie a Diaghilev, l'immagine di sé da portare al mondo, quello di un personaggio che ha coscienza di sé, della sua capacità, e che sta diventando un mito, talmente mito che quello straordinario pittore americano, italiano, spagnolo, francese e italiano, che è John Sargent, che lo vede danzare a Londra ma anche a Parigi, lo dipinge. Guardate questo ritratto, sembra Nureyev, come impostazione anche proprio dell'immagine. E ancora, è già un personaggio mediatizzato proprio attraverso questa ripetizione delle immagini fotografiche e pittoriche dei bozzetti che imperversano nelle riviste del tempo, compresa Cosmopolitan.
Queste fotografie purtroppo sono rarissime e scarse per farci capire l'importanza di quello che stiamo vedendo. Abbiamo poco materiale documentario, crescerà nella seconda parte, diciamo così, della storia dei balletti. E qui siamo di fronte a un salto. Se le prime due esperienze del 1909 erano ancora sostanzialmente tradizionali, no? Le Silfidi e l'Armida, qui invece siamo di fronte a un passaggio di scala, a un passaggio di scala concettuale e un passaggio di scala anche nella concezione proprio di quella che è il balletto e tutto l'insieme che sta intorno al balletto, i costumi, le musiche, le scenografie. Borodin, 1887, muore e non completa, ahimè, questa opera straordinaria che è Il principe Igor, che viene in successione presa in mano da Korsakov e da Glazunov, che la completano. Il tema di partenza, come credo sia noto, è la storia della Rus' di Kiev, che si deve scontrare il principe Igor, che è a capo dei vichinghi sostanzialmente, perché la Rus' di Kiev è fondata dai vichinghi, che se la devono vedere con una popolazione barbara che sono i polovesiani. Ed ecco che quindi c'è il grande scontro ideologico in questo momento, non casuale, tra quella che è la tradizione russa e la tradizione orientale, il mondo orientale, che comunque è percepito anche dalla Russia degli zar come qualcosa di non conosciuto e quindi pericoloso. Chiamato a realizzare le meravigliose scenografie, quel pittore Röhrig, del quale abbiamo parlato per quello che riguarda la montagna e la rappresentazione dell'Oriente e dell'Himalaya, che concepisce delle sontuose scenografie nel quali i colori, le forme, la sensibilità della profonda Rus' emergono in maniera straordinaria, insieme ai costumi, in cui abbiamo veramente una esplosione di colori che vanno in tutte le direzioni, che accompagna la nascita di una concezione, diciamo così, teatralizzata e lontana dai canoni tradizionali del balletto romantico. Basta guardare questa fotografia, no? E vi rendete conto quanto teatro, nel vero senso della parola, teatro esasperato, attenzione alla gestualità, agli sguardi, ci sia nelle posizioni di Minsky e non solo. Questi sono i costumi, in modo che vi rendiate conto anche della bellezza dei colori. Un po' di costumi sono stati rifatti in occasione ovviamente delle riprese filologiche di questi balletti, sono conservati in alcuni musei di alcuni importanti teatri, dalla Scala, voglio dire, di Milano sino a Londra e a New York. E arriviamo al 1900, sempre 1909, con Cleopatra di Arensky, che è un autore poco noto tutto sommato e che rimarrà poco noto, ma che viene individuato da Diaghilev già nel 1908 per la messa in scena di quest'opera che in realtà era intitolata Una Nuit d'Égypte per il teatro Mariinsky, la storia di due giovani amanti, uno è Amun e l'altro è Taor, i due si promettono amore eterno. Ecco che però mentre sta avvenendo questa scena, e qui vedete i fondali, no? Che in qualche misura riprendono Tebe e quel mondo egiziano che in quegli anni era sempre più conosciuto perché dal 1867 in avanti l'Egitto con l'apertura del canale di Suez, pensate a Verdi e l'Aida, era diventato di nuovo tema interessante anche dal punto di vista musicale e ballettistico. Dicevo, due giovani innamorati si promettono amore eterno, se non che passa la femme fatale di turno, cioè Cleopatra. Amun si innamora perdutamente appena la vede di Cleopatra, va verso Cleopatra, riesce a ottenere una notte d'amore da Cleopatra, però Cleopatra mette una condizione terribile: passerai una notte d'amore con me, ma al termine della notte verrà il veleno, dovrai ucciderti. E pur di assecondare
questo insano desiderio, nonostante l'amata cerchi di dissuaderlo in tutti i modi, Amun accetta, quindi sta con Cleopatra tutta la notte, si beve il veleno, muore, e Taor ritorna dove si erano promessi amore eterno e trova ovviamente il cadavere dell'innamorato. Quando viene deciso di mettere in scena questo balletto, ecco che la Pavlova non andava più bene perché era troppo massiccia per rappresentare questa femme fatale che era appunto Cleopatra. Ed ecco che viene chiamata questa danzatrice Ida Rubinstein, che non era tecnicamente brava come la Pavlova, però aveva le physique du rôle. Era alta, slanciata, magra, sensuale, tecnicamente, vi ripeto, meno preparata, ma più coinvolgente con le sue movenze, e la messa in scena farà uno scandalo tremendo perché i costumi che Bax aveva pensato erano sostanzialmente trasparenti, quindi la nudità e la pelle compariva, siamo nel 1909, molto in scena, e quindi tutti ovviamente si scateneranno dicendo che, eccola qui, la Rubinstein, che questo balletto era un balletto sostanzialmente scandaloso. Però questo balletto scandaloso porta denaro perché si grida lo scandalo, però poi lo si va a vedere molto in maniera. Questa invece è la ripresa che verrà fatta per Londra, con un'altra ballerina che farà stabilmente parte del corpo di ballo dei balletti russi. Beh, il corpo non è più nudo, però, come vedete, il costume che è stato studiato per lei disegna il tessuto a forma di sene, per cui ufficialmente il corpo è protetto, non è più svelato da quei veli inizialmente presenti, ma comunque, no, nulla viene lasciato alla fantasia, perché basta guardare questo straordinario modello ricucito nella seconda metà del Novecento per farci capire comunque quanto furono così carpiti anche nei sensi coloro che guardavano questo balletto. Balletto che, come sempre, in questi anni ha una ricaduta nelle direzioni più diverse, per cui manifesti, affiche, ovviamente, riprese in tournée, ma poi anche oggetti di uso quotidiano che celebrano balletti e personaggi di queste rappresentazioni. E così arriviamo al 1910, dove, come vedete, abbiamo l'entrata in scena, dal punto di vista musicale intendo, di un personaggio che ci accompagnerà e che diventa amico di Diaghilev, anzi, diciamo meglio, è scoperto da Diaghilev. Stravinsky non sarebbe stato quello che diventerà di lì a poco con la Sacre du Printemps, la Sagra della Primavera, che vi ricordo viene messa in scena proprio con i balletti di Russi, che poi sentiremo. Non sarebbe diventato quello che diventa se Diaghilev non l'avesse preso sotto la sua ala protettrice. Tanto è vero che inizia a scrivere musica proprio spinto da Diaghilev, musica per la realizzazione dei balletti. Questo è un disegnino di Stravinsky fatto da Picasso, sempre a ricordarvi che noi a volte studiamo questi artisti, ed è giusto farlo, sia chiaro, uno per uno. Chi tra di noi conosce bene la vita di Picasso, le opere di Picasso, chi ama la musica conosce magari bene Stravinsky, eccetera, eccetera, dimenticandoci spesso che invece questi artisti vivono in una comunità relazionale, sono amici tra di loro, discutono, si litigano, si scambiano le donne, insomma è un mondo, no, di emozioni, di tensioni, di aiuti e di picche reciproche, che poi genera quella straordinaria ricchezza che noi vediamo. E questo è il cattivo Caveye, il mago, no, del balletto Uccello di Fuoco, che è una grande fiaba russa che viene messa in scena, dove di fatto abbiamo l'eterna lotta tra il bene e il male. Questo è l'immortale mago, appunto, Casey, e dall'altra parte abbiamo appunto l'uccello di fuoco, studiato qui nei disegni, ancora una volta, appunto,
Golovin che realizza i costumi per questa prima messa in scena, che poi verrà ripresa, leggermente modificata da Bax per la tournée in quel di Londra. Grande successo, ma grande successo anche perché i protagonisti sono protagonisti di altissimo livello e soprattutto questa che vedete era riproposizione filologica del 2013 del Mariinsky, così potete vedere anche un po' colorati i costumi di scena che sono stati ripresi da quelli studiati da Bax e soprattutto grande scalpore, ecco, per l'introduzione di nuovi movimenti sempre più sincopati che questi artisti introducono, in particolare Fokine, che è appunto il ballerino, il principe Ivan, colui che arriva nel giardino di pietra del mago, eccetera, eccetera. Andiamo avanti e arriviamo a un altro pezzo da 90. Non so se vi rendete conto che uno dopo l'altro, con un incedere battente, e immaginate di essere a Parigi tra il 1909 e il 1910 e da un mese all'altro andare a vedere queste cose. È uno scompaginamento completo e totale di quella che è la storia dell'arte e della musica che coinvolge, sconvolge ovviamente i parigini. 1900, e che ancora oggi per noi riprende tutta una serie di nomi, di artisti e di pezzi musicali che sono pietre miliari della musica e dell'arte del Novecento. Quindi, insomma, stiamo parlando veramente di cose importanti. Allora, Scheherazade, Korsakov, scritta nel 1888, storia che tutti conosciamo, viene dalle Mille e una Notte, la donna che grazie alla sua capacità di raccontare notte dopo notte racconti che si interrompono sul più bello. Quindi, secondo il sistema del sequel, no? O delle beautiful del tempo, ci pensate, no? Tiene in sospeso l'uomo che invece vorrebbe, secondo quella che è la sua decisione, essendo stato tradito, ucciderla alla fine della notte, perché ciò era il destino che era capitato a tutte le donne prima di Scheherazade quando avevano incontrato appunto lo scià. Fokin dice nelle memorie di aver adattato la coreografia alla trama e di aver usato, diciamo così, per la prima volta un'attenzione del tutto particolare ai movimenti dei danzatori in relazione al contenuto. Intanto ci vediamo ancora una volta le lustre sorreggianti scenografie all'orientale che Bax pensa per questa messa in scena. Guardate i colori, questi drappeggi, questi tessuti, questi fondali meravigliosi che aprono appunto verso costumi altrettanto ricchi, affascinanti e sensuali. Anche in questo caso il protagonista sarà Mishki. E il vantaggio di avere a casa tanti libri, anche se si è bloccati dal Covid, ci permette di usare direttamente le parole di Nischi nei suoi diari che sono stati pubblicati in Italia da Adelphi. Quando leggete i diari di Nischi, vi rendete conto che questi diari non hanno quasi mai nessun tipo di riferimento a quella che è l'arte di Nischi. Cioè non ci descrive, ad esempio, che come fa a prepararsi per un balletto, qual è il suo stile di vita, quali sono gli esercizi fisici che fa. Però i diari ci fanno capire benissimo qual è la personalità di Nischi. Nischi che sente dittar dentro, per usare un'espressione leopardiana, lo spirito divino dell'arte. Dice io sono animato da Dio, io sono Dio. Attenzione, quando Nischi dice io sono Dio, non intende porsi sul piano della divinità, ma intende mettere in evidenza come per lui la danza è un'operazione poietica, cioè creativa, esattamente come Dio crea qualche cosa. Sono felice perché io sono amore, amo Dio e perciò sorrido a me stesso.
La gente pensa che impazzirò, pensa che perderò la testa. La testa l'ha persa Nietzsche perché pensava: io non penso, quindi non perderò la testa. Ho la testa forte io e anche dentro la testa sono forte. Nel balletto Sherazade, nel quale interpreto una bestia ferita, sono a testa in giù. L'ho interpretata bene. Il pubblico mi ha capito. Interpreto il sentimento e il pubblico mi capisce. Conosco il pubblico perché l'ho studiato bene. Il pubblico ama essere stupito. Il pubblico sa poco, perciò si stupisce. Io so cosa bisogna fare per stupire il pubblico, perciò sono certo del successo. Volete scommettere? Farò milioni. Allora, i diari di Minsky sono una sorta di monologo interiore alla Mr. Bloom, veramente. Sono un fiume in piena di parole. Sono veramente quello che Minsky si dice e ogni tanto qua e là appaiono però questi agganci alla realtà. Allora, Minsky è cosciente del suo valore. Minsky è cosciente del suo potere evocativo, Minsky è cosciente del suo rapporto, del rapporto che sta stabilendo e ha stabilito con il suo pubblico che lo segue, ha dei fan. E questa è una concezione assolutamente moderna. Si va a vedere Nureyev, si va a vedere Bolle, non si va a vedere Sherazade, si va a vedere quell'interprete, no? E i costumi di Max, come vedete, pensati anche per Sherazade, erano fatti per colpire veramente l'attenzione di questo pubblico parigino che andava a vedere un primo attore quale Nischi, che lo amava e lo seguiva e che si sta innamorando letteralmente di lui. E Nischi lo sente e costruisce quindi un rapporto assolutamente personale con la massa delle persone che vanno a vederlo. Questa è l'altra grande innovazione dei balletti russi. Non è la trama, non è la musica, non è la messa in scena nella sua globalità, ma è già la costruzione del personaggio, dell'artista personaggio, che richiama in maniera costante l'attenzione del pubblico. Le fotografie e la campagna pubblicitaria, pensate a quello che succede con Rodolfo Valentino, di lì a poco, tanto per aiutarvi a capire. Là appunto. Attenzione mediatica con le fotografie nelle quali appunto l'avvenenza fisica di questo ballerino, ma anche la sua originalità, le pose, i costumi esotici, no? Consentono di farlo apprezzare, di farlo conoscere, di farlo diventare veramente un personaggio. E proprio per questo motivo la strada tracciata da Minsky sarà poi mantenuta e alimentata anche da Fokin, che seguendo le indicazioni di Diaghilev, che in questo caso è un regista accurato di questa promozione, quando deve lanciare degli spettacoli nuovi o rilanciare alcuni spettacoli, si assoggetta a questa campagna orchestrata di fotografie volte a promuovere il balletto, in questo caso appunto, ripeto, di Sherazade. Che i balletti russi fossero veramente diventati qualcosa di straordinariamente importante e che intorno alla figura di Diaghilev si concentravano attenzioni a 360 gradi da parte del pubblico parigino, ce lo racconta un'altra signora del tempo. Misia Natason Sert, la musa di tutto la Parigi tra fine 800 e primi di 900, la moglie di Natason, colei che viene dipinta da praticamente tutti gli impressionisti e quelli che vengono dopo, amica di Vallotton, ma amica di Diaghilev e dei protagonisti dei balletti russi, che scrive nel suo straordinario diario, anche questo pubblicato da Adelphi, così. Desideravo ardentemente andare a sentire all'opera il Boris di Serge Diaghilev, che aveva appena messo in scena. Fu una delle ragioni che anticiparono il nostro ritorno a Parigi. La fama di Diaghilev
la cui mostra della pittura rossa aveva avuto l'anno prima un enorme successo, aumentava costantemente e la sua personalità mi attraeva e mi incuriosiva sempre di più. Se la Russia non ebbe mai grandi pittori, in compenso nella scenografia e nella regia teatrale ebbe artisti straordinari dei quali in Europa non si sospettava neanche l'esistenza. Diaghilev ne ebbe l'abbagliante rivelazione. Il Boris Godunov fu per me un tale shock da segnare un'autentica tappa nella mia vita. Musicalmente parlando, fu il mio secondo amore. Ne avrei avuto un altro soltanto molti anni dopo, il Sacre du Printemps di Igor Stravinsky. A quei tempi, l'orecchio di Parigi non era ancora abituato alla musica rossa e per il Boris la sala dell'Opéra era ben lungi dall'essere piena. Ma io avevo una tale passione per quell'opera che, non contenta di assistere a ogni replica, avevo disposto che si comprassero a mio nome tutti i biglietti non prenotati, così che nessun posto restò invenduto e Diaghilev poté avere la rassicurante illusione del successo finanziario. Alla prima avevo invitato una decina di amici nel grande palco centrale, ma a metà del primo atto ero così sconvolta da quella musica che mi intrufolai in piccionaia, dove rimasi seduta su un gradino fino alla fine. La regia, la scenografia, i costumi erano di uno sfacio che l'opera non aveva mai conosciuto. La recitazione degli attori e le luci erano opera dello stesso Diaghilev. Il palcoscenico sfavillava d'oro. La voce di Sviatopin si elevava, possente e magnifica, dominando la musica inquietante di Mussorgsky. Uscii da teatro tanto commossa da sentire che qualcosa nella mia vita era cambiato, quella musica non mi lasciava più. Ogni volta che lo spettacolo riappariva in cartellone, io ero là, fedele, in fedele raccoglimento, appassionata come il primo giorno. Poco dopo la prima, una sera che cenavo con Serpe da Fournier, scorsi Diaghilev. Serpe lo conosceva e me lo presentò. Il fervore del mio entusiasmo per il Boris mi aprì subito la via del suo cuore. Restammo insieme fino alle 5 del mattino e a doverci separare. Ci sembrò insopportabile. Di tutti i miei amici, Serge Diaghilev è certamente quello a cui mi sono sentita più vicina, il cui affetto mi è stato più indispensabile. Ebbi la fortuna di poterlo mettere in contatto con i giovani musicisti francesi che Jean Cocteau mi aveva fatto conoscere, molti dei quali debbono a lui, a Diaghilev, se non la celebrità, quantomeno l'averla raggiunta in un'età in cui senza di loro non l'avrebbero conosciuta di certo. E per finire, Serge possedeva un fiuto da stregone per scoprire gli artisti, il dono eccezionale di far sì che dessero il meglio di sé, la danza, che in Europa languiva nelle pastoie di un rigido accademismo, ricevette grazie a lui una frustata che le valse un sorprendente risveglio. Mai più essa conobbe trionfi altrettanto belli che sotto il suo regno. Con intelligenza e con coraggio, Diaghilev seppe coniugare la tradizione classica della coreografia francese e italiana con le nuove tendenze russe nate a Pietroburgo sotto Fokin, creando così una vera scuola che resterà un modello di perfezione, mettendo al servizio della danza musicisti, pittori, poeti, tra i più grandi del secolo. Seppe riunire con intuito infallibile, arrivò a trasformare ogni sua stagione in un vero e proprio avvenimento. Il lavoro di tutti gli artisti che parteciparono alla creazione di un balletto diventava con quell'uomo domatore e mago, è bellissima questa definizione, qualcosa di appassionante. Quasi tutti coloro che lo circondavano erano o divennero suoi amici. Così che la mia esistenza si trovò a essere intimamente legata all'evoluzione della sua vita artistica. Misia Serge Nathanson, che da donna intelligente, straordinaria quale era, colta e raffinata musicista, nipote di musicista, coglie, direi, in maniera essenziale ma chiarissima il valore di questo straordinario impresario, ma ancora meglio, mago
così come lo ha definito. Poi arriviamo al Carnaval, che qui vedete di Schumann, una suite che riprende testi di Chopin, di Paganini, di Clara Schumann, costruendo tutta una serie di scene che possiamo definire una sorta di gioiosi incidenti e percorsi fisici. Ecco qui la rappresentazione fotografica di alcuni passaggi in cui vedete la potenza fisica muscolare di Fokin, basta guardare, no? La tornitura delle sue gambe, Fokin che in questo caso è il ballerino principale. Fokin che cede il passo come ballerino ma mantiene quello di regista e coreografo con, nel 1911, Petrushka di nuovo Stravinsky. Di nuovo Stravinsky che, sempre sotto l'egida di questo mago straordinario che è Diaghilev, sta componendo in realtà dalla Sacre du Printemps, ma è stanco, si trova a nord di Parigi e diciamo spezza la monotonia ma anche la fatica di lavorare alla Sacre du Printemps inventandosi queste quattro scene che hanno come protagonista una marionetta ancora una volta facente parte della tradizione delle fiabe e del mondo russo. È una marionetta che ha la testa di legno e il corpo di segatura, ma non pensiate a un Pinocchio e neanche a un Pierrot. Queste sono scene coloratissime che affondano veramente le radici. Pensate ai colori di Chagall, pensate ai colori di Kandinsky, pensate ai colori del mondo russo e vedete che ci ritroviamo sempre, ecco, su questa base cromatica che poi è quella della Gonciarova, di Larionov e di un mondo che noi ignoriamo ma che è straordinariamente ricco di suggestioni. Questo è il costume di questa marionetta Pinocchio, chiamiamola così, e qui invece Ninsky che la sta impersonando con quei gesti a marionetta, appunto, sincopati, che sono studiati da Fokin con la consapevolezza che il Petrushka di Stravinsky, per la prima volta, non è un balletto esotico come quello del Principe Igor, non è un balletto romantico come le Silfidi. Ma non è impressionista, ma vuole essere la modernità messa in scena attraverso l'utilizzo di una trama tradizionale che però si piega a un linguaggio nuovo. Petrushka è, e Mila lo mette in evidenza molto bene, un punto di passaggio ineludibile nella storia musicale, ma anche nella storia del balletto, proprio perché vuole usare un linguaggio nuovo per raccontare qualcosa che appartiene già alla cultura e alla tradizione. Questo volto di Ninsky è da solo, direi, emblema di quello che significa essere danzatori nel gruppo dei balletti rossi. Guardate la gestualità contratta, vedete tutti questi movimenti. Questa è la figura femminile che fa parte di queste quattro scene di Petrushka, il mago, e gli altri personaggi, il Moro, insomma, che sono un po' come sei personaggi in cerca d'autore, ecco, dei personaggi sbattuti lì in una assenza di trama che dialogano tra di loro. 1911, questo è un bellissimo manifesto di grande eleganza di Jean Cocteau, lo abbiamo sentito dal diario della Misia Serte. Cocteau era entrato giovanissimo in questa cerchia di Diaghilev, intellettuale di straordinaria levatura, che in questo mondo farà da cerniera, da ponte, legando anche quelli che non andavano d'accordo, grazie anche alle sue ascendenze intellettuali molto forti, che prende quindi la trama di un racconto, ancora una volta, di Théophile Gautier, una fanciulla che raccoglie una rosa, la rosa che si trasforma in un giovane vestito di petali rosa. Danza e poi alla fine risveglio e la fanciulla trova di nuovo la rosa e si ricorda quello che ha vissuto. Costume di Ninsky,
È un costume spettacolare, lo vedete qua. Pensate, un ballerino che nel 1911 è vestito così. Non so se vi riuscite a rendere conto. E Ninsky truccato e pronto per entrare in scena, così come lo vediamo anche in queste altre fotografie. Perché è importante questo balletto dal punto di vista di storia del balletto? Perché questo è il primo balletto che reinterpreta la concezione del pas deux. Passo a due, dove finalmente il danzatore, il maschio, è più importante, come poi sarà successivamente, rispetto alla donna. Fino a quel momento era la ballerina ad avere un ruolo fondamentale. Da questo momento in avanti non è così. 1912, Debussy, gruppo dei sei e tutto quello che vuol dire. Ninsky va insieme a Basque a vedere il Louvre, è affascinato dalla sezione di antichistica del Louvre, ritorna a vedere in maniera ossessiva i bassorilievi e tutto quello che appartiene al mondo assiro, babilonese, insomma tutto quello che c'è di antico, studia i movimenti e le posizioni dei personaggi. Questo è il costume di scena modernissimo, una calzamaglia con queste macchie, il resto del corpo è nudo e poi una specie di casco messo sulla testa. Scandalo sconvolgente, eh? Le recensioni sono tremende, si parla di evocazione bestiale orribile che è troppo espressivo, una carica erotica eccezionale, ma guardate questo movimento. Ora pensate alle incisioni egizie, pensate ai bassorilievi antichi e capite il lavoro straordinario che Ninsky fa. Si va a studiare i vasi, le testimonianze del passato e recupera gesto dopo gesto quei passaggi nella rappresentazione teatrale. Non è quasi mai frontale, scandalo degli scandali. Si mette di spalle. Di profilo lateralmente, però è così bravo che il già vecchio Rodin lo vede, torna a casa e realizza, vedete, immediatamente, cioè aveva già 82 anni, una figurina che riprende il personaggio appunto di Ninsky. Continuiamo a vedere alcune immagini, guardate anche i costumi, ripeto, questa calzamaglia attillata, guardate l'apparato muscolare di Ninsky. Che non era da poco, e anche queste posizioni, vedete, è sdraiato nella grotta, il fauno che va a infilarsi, a proteggersi all'interno della grotta, le figure ovviamente femminili che vi ricorderanno quei personaggi, quelle statuette del mondo greco e del mondo miceneo, e volutamente il richiamo è proprio lì, e ancora queste mani, vedete, a paletta, che rappresentano scandalo, ma anche straordinaria novità in questo mondo del teatro e del ballo, che non è più lo stesso grazie al mago, appunto, d'Aghire. E queste immagini che contribuiscono ovviamente a evocare, attraverso poi i media del tempo, in particolare i giornali, la novità. Guardate i movimenti, si stanno preparando i movimenti della Sacre du Printemps del 1913. Questa è una riproposizione inglese degli ultimi anni che, insomma, essendo a colori, vi aiuta un po' ad avere anche la dimensione cromatica della bellezza. E così siamo arrivati a quello che anticipa la Sacre du Printemps, il Daphnis et Chloé, musica di Maurice Ravel, un altro personaggio giovane che viene preso sotto protezione, possiamo dirlo, di Aghilev, balletto con coro. La commissione, infatti, il balletto a Ravel è fatta direttamente da di Aghilev, basandosi su un testo antico. In questo momento, dopo, diciamo, il successo del Fauno, l'antichità è entrata un po' nelle corde dei ballet russi e anche del pubblico, e quindi la si vuole in qualche modo sfruttare. Il balletto dura circa un'ora, questa è la scena appunto, e questi sono i costumi, con
con Ninsky, sempre protagonista indiscusso. Ninsky che fa da fisso, mentre questo è il costume di Chloé, ed ecco Ninsky con Chloé mentre stanno appunto ballando. Dieble, autore anche qui poco noto a chi non è cultore in senso stretto di musica classica e di balletto, storia orientale, questa volta torna all'esotico, siamo nel pieno delle lotte tra le grandi divinità, Krishna, no? E un principe che è votato a diventare sacerdote nel tempio e che invece viene richiamato da una giovane che è innamorata a lui, il dio che si scatena, ecco che interviene Krishna per proteggere i due amanti e la storia va avanti. Splendidi costumi, ambientazione scenografica assolutamente lussureggiante, protagonista ovviamente sempre Nishki, guardate questi balletti e questi costumi meravigliosi, e vedete queste posizioni che Minsky questa volta ha imparato la lezione. Se prima andava al Louvre, era andato al Louvre a guardare i bassorilievi antichi, adesso si va a vedere quel po' di statuette orientali per cogliere le posizioni delle divinità come sono rappresentate nelle statuette e imitarle appunto in questo mondo. Le scenografie riprendono monumenti reali conosciuti attraverso quei quaderni di viaggio e le prime fotografie che iniziavano ad arrivare. Quindi vedete come il mondo di Diaghilev sia un mondo sincretico, no? Che fonde tutta una serie di esperienze, e se guardate poi questi costumi si rifanno anche a una tradizione che troviamo nella decorazione degli abiti di Klimt, che in quegli anni non a caso stava dipingendo quelle cose, quelle figure che tutti noi conosciamo. C'è tutto il mondo intorno che gravita e si ritrova in queste rappresentazioni. Abbiamo ancora una decina di minuti perché ci fermiamo anticipiamo un po' con la Sacre di Trintamp, proprio perché le cose da dire sono tante, poi ci rivedremo su questo tema per il prosieguo con Picasso e tutti gli altri. Allora, non ne parliamo, però vi ho messo quante altre opere nel 12 e 13 vengono messe in scena, Debussy, Balakirev, Schmidt, sempre Banksy come artefice principale, così arriviamo un po' alla punta dell'iceberg, anzi alla punta di diamante, che è rappresentata dalla messa in scena della Sacre di Trintamp 1913 di Igor Stravinsky, che qui vedete ripreso in un disegnetto carinissimo di Cocteau mentre sta strimpellando al piano e realizzando quel testo musicale straordinario che il buon Massimo Mila, in quello splendido libro che è Compagno Stravinsky, assolutamente da leggere se si ama la musica classica e se si ama Stravinsky e se si ama Mila, così dice: sembra che un'idea plastica sia all'origine della concezione della Sacre. Stravinsky avrebbe visto in sogno una giovinetta che danzava fino all'estenuamento davanti a un gruppo di favolosi vecchioni. Ciò divenne il quadro finale del Sacro, La danza dell'eletta, quadro che venne compiutamente musicato in parte subito dopo aver finito L'uccello di fuoco. Solo più tardi Stravinsky si rese conto del simbolo racchiuso nell'immagine della primavera che ridiscioglie le fonti della vita congelata nel lungo irrigidimento invernale. Je vous répète que la montée du printemps, la sublime montée de la nature, qui se renouvelle. Io ho voluto dipingere l'ascesa della primavera, la sublime ascesa della natura che si rinnova. Scusate che mi vado a cercare. Ecco, questa è l'incipit della pagina dedicata alla Sacre di Trintamp di Mila. Salto alcuni passaggi, vi leggo un altro pezzettino, sempre preso da Mila: Russia pagana e preistorica, quindi quella ricostruita nei suoi riti,
con l'aiuto dell'archeologo Nicholas Roerich, pagana, perché l'uomo non vi appare ancora visitato dalla luce dello spirito ed è nient'altro che natura nuda. Spogliata di ogni nozione di umana spiritualità, la natura perde tutta la vaghezza degli attributi di cui l'uomo l'ha adornata nel corso dei secoli, si riduce alla bruta, triste ottusità di fenomeni fisici senza apertura sul piano della coscienza. Ed ecco che la messa in scena di questa brutalità diventa l'accompagnamento della musica sincopata attraverso le rappresentazioni del grande pittore Roerich. Questa è la scena degli idoli, vedete che sembra quasi Stonehenge, no? Questo cerchio di pietra all'interno della quale sono fitti appunto i personaggi, questi lance, no? Piantate a terra, questa sorta di pietra idolo, perché ancora tutto dal punto di vista spirituale, Mila ce l'ha spiegato chiaramente, deve essere concepito una natura brulla, selvaggia, inabitata, ancora non addomesticata, nella quale le figure umane si muovono brutali e sincopate, spaventate. Se andate su YouTube, cercate di Sacro di Trintignant 1913, vedete degli spezzoncini originali in cui potrete vedere questi movimenti straordinari. Poi ci sono le riedizioni filologiche spettacolari, è proprio un lavoro di studio da fare che io non vi posso raccontare perché le dovete vedere, dovete farvi prendere, ecco, da questa musica straordinaria, ma soprattutto da questi movimenti, con questi costumi e queste scenografie meravigliosa. Ecco, questa esperienza della Sacra di Printamp, che viene accolta in maniera negativa dal pubblico subito e soltanto dopo viene apprezzata nel suo valore di straordinaria capacità innovativa, segna il punto di non ritorno. Da questo momento in avanti, dal 1913 in avanti, i ballet russi hanno la consapevolezza di essere i portabandiere. I portabandieri della modernità, della novità, e tutti i nu nuovi artisti incominceranno a muoversi intorno, a cominciare dallo stesso Picasso, del quale parleremo a questo punto nel prossimo incontro che faremo, dedicato sempre ai Balletti Rossi, seconda puntata, dal 1914 al 1929. Vi ringrazio per la vostra pazienza, perché oggi ho tirato un po' su temi anche non facilissimi, ma quello che vorrei, ecco, che vi arrivasse è proprio il pensare al mondo dell'arte, in questo caso della pittura e della scenografia, come un qualcosa che nell'esperienza dei balletti russi, e la prossima volta lo vedremo ulteriormente, si fonde in maniera magistrale. E da di Aghilev che veramente l'imprenditore moderno, da un certo punto di vista, è una sorta di apripista. Quindi, quando all'interno delle aziende i nostri manager guardano soltanto ai numeri per costruire la realtà aziendale, fanno un errore clamoroso, perché se studiassero i balletti russi, capirebbero che lì dentro c'era tutto. La passione, economia, preveggenza, insomma, tante altre realtà che possono quindi essere imparate all'interno di un'azienda anche studiando la storia dell'arte, della musica e del balletto, come d'altronde Olivetti ha sempre sostenuto. Quattro ingegneri e un umanista. Vi saluto, ci vediamo se mi avete Grazie, ancora una volta. grazie. Ci vediamo. Grazie, ciao. Sì. Ciao. Grazie.